Ed intanto siamo entrati negli ultimi 2 minuti di questa qualifica, nella fase calda, come si suol dire, mentre Andrea Dovizioso è già lanciato per il giro buono, affrontano l'ultima curva a Quartararo e Marquez che lo bracca a pochi metri, probabilmente non se lo vuole far scappare, lo vuole come riferimento, svernicia e in questo istante Petrucci con il posteriore che spazzola a destra a sinistra, è entrato fortissimo Marquez, che però secondo me ha fatto raffreddare troppo la gomma nel giro precedente. Vediamo che accadrà, che side, che botta contro l'asfalto per Marquez, che botta, mano nei capelli per il capo tecnico, light side, la moto lo ha scaraventato in aria, che impatto contro l'asfalto. Però la cosa che mi rassicura è vedere come il suo tech air, l'airbag di Alpine Stars, si è esploso ancora prima dell'impatto contro l'asfalto. Questo significa che la sicurezza per i piloti, che l'airbag, stanno facendo davvero dei passi in avanti negli ultimi anni, e questo è un fatto davvero molto buono. La cosa che mi rassicura è anche vedere come Mark cammini sulle sue gambe, davvero che botta. Ma intanto Quartararo continua a martellare, si è accorto secondo me che Mark alle sue spalle non c'è più, casco rosso al primo settore, stessa cosa per il suo compagno di squadra Morbidelli, i due Yamaha Petronas sono davvero in forma, mentre Marquez torna sullo scooter ai box, ci viene riproposto il replay e vedete affronta la 1, cambia direzione prima di inserire la moto lo scaraventa in aria. Questo è il classico high side, cambio di direzione, inserisce la moto e boom, il posteriore gli parte e qua non c'è più nulla da fare, si tratta di un high side con il freno a motore. Vedete, boom, boom, in quell'istante è esploso il tech air di Spinersars, l'airbag, prima ancora dall'impatto con l'asfalto, come un felino, come un salto contro l'asfalto, ma l'airbag appunto era già esploso. In questo istante si tiene anche la spalla, ma speriamo davvero che non sia nulla di grave, essendo che in passato la spalla gli era già uscita molte volte. Mamma mia, che botta. Intanto Morbidelli affronta l'ultima curva con un decimo di vantaggio, con un decimo di vantaggio Morbidelli potrebbe affrontare l'ultima curva ad uscirne da vincitore. Potrebbe andarsi a prendere la pole position, svernicia, pecca bagnaia, Morbidelli, è pole position in 1.58.432 con 2 decimi di vantaggio sul tempo precedente. Franco Morbidelli affronta ora la curva 1 a largo, lui è consapevole di essere in pole position, ma arriva Maverick Vinales come una furia, come un tornado Vinales. Marquez arriva, arriva al box, ma questa è un'altra storia, perché Vinales è all'ultima curva, è arrabbiatissimo con 7 millesimi di svantaggio Vinales. Vediamo come andrà a finire Vinales, gas, 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 ed è pole position con 26 millesimi di vantaggio sul tempo di Morbidelli in 1.58 e 406. Vinales è pole position, ma non è finita perché c'è Miller al primo settore con 96 millesimi di vantaggio, Dovizioso invece è al terzo settore con 6 decimi di svantaggio, di svantaggio. Intanto però c'è ancora Quartararo al primo settore con un decimo, il predestinato, il ventenne che quest'anno ha fatto impazzire tutti i tifosi, l'unica casella che rimane ancora da spuntare, quella delle vittorie, ma c'è tempo, mai dire mai, questa potrebbe essere la gara buona, la gara della vittoria. Crutchlow, Quartararo, Miller e Dovizioso, tantissimi tempi davvero buoni, non è finita, non è finita. Se fossi Vignale, se io non rimarrei tranquillo. Dovizioso taglia il traguardo in sesta posizione, 1.59 e 1, ma Quartararo, che bestia, che furia, che saetta al secondo settore a 2 decimi di vantaggio il pilota francese del team RST, inquadrato Crutchlow con 3 decimi di ritardo che lo immette sul rettilineo, il penultimo rettilineo prima del guardo. Intanto Miller è l'ultima curva con 3 decimi di vantaggio, di svantaggio, di ritardo, potrebbe fare un buono tempo. Intanto c'è ancora Rossi che il tempo corrente di 1.52.8 2.76 il ritardo dal tempo di Maverick Vinales. Miller taglia il traguardo in terza posizione, 1.58.7, Crutchlow in quinta posizione, Rossi in sesta, attenzione Quartararo, incredibile, incredibile, Quartararo 1.58.3, guardate la felicità, che bello vederlo così felice, anche i suoi meccanici, i suoi capotecnici sono davvero felici, guardate nell'esultanza Quartararo, gli si è pure staccata la visiera del casco, incredibile, gli è caduta, che felicità per il francese ventenne, ha messo la visiera sul serbatoio, gli è caduta in questo istante, oh, gli è caduta nella pista, la guarda, dov'è, non la trovo più, che bello vedere questa scena, ma qualche conto è che Quartararo ha fregato tutti,
fregato Marquez, ha fregato Vignales, ha fregato Miller, ha fregato Rossi, ha fregato Dovizioso e si è assicurato la prima casella sulla griglia di partenza per la gara di domani, nonostante fosse stato preso da Marquez come riferimento. Lui si è assicurato, si è preso di forza la prima casella, incredibile, Quartararo, pole position 1, 58 e 303, che bello vedere la felicità, nonostante tutto non si è arreso e boom, si è andato a prendere questa prima posizione con la visiera che gli manca durante i festeggiamenti, lì seppure staccata, che bello, la spensieratezza e il talento di questo ragazzo francese, il predestinato, che l'anno prossimo forse esordirà Yamaha ufficiale, ci sono voci che corrono ma non c'è ancora niente di ufficiale. Intanto ha battuto pure il record Quartararo, ha battuto pure il record, tra l'altro il record era suo di 1.58 e 576, lui l'ha battuto in 1.58 e 303, con due decimi di vantaggio. Quartararo si ferma ora ad esultare mentre Vignales arriva al parco chiuso, si congratula, i suoi si congratulano con lui, davvero davvero un buon tempo quello di Vignales, che non si è dato per vinto e si è assicurato la seconda casella sulla griglia di partenza. Comunque quello che conta è che ci sono due Yamaha davanti a tutti, Marquez invece in estrema difficoltà dopo l'high side alla curva 2, era entrato fortissimo in curva 1, secondo me nel giro prima aveva fatto raffreddare troppo la gomma e infatti era giusto, perché nell'inserimento di curva 2 gli è partita la moto, mamma mia, ci viene riproposto qua replay. Seconda marcia, inserisce la moto e boom, gli parte, gli esplode per fortuna l'airbag prima dell'impatto con l'asfalto. Speriamo davvero che non sia nulla di grave, ma guardate qua con che velocità è entrato in curva 1, con che velocità ha svarniciato Petrucci. Il posteriore che gli spazza, entra in curva 1, 61 gradi angolo di piega, inserisce la moto in curva 2, boom, gli parte il posteriore e non c'è nulla da fare, mano nei capelli per il suo capo tecnico. Mamma mia, che botta di Marquez, purtroppo queste cose capitano. Sono le gare, sono le corse. Ci viene ancora riproposto il replay, guardate, curva 1, cambia direzione, curva 2, boom, gli parte il posteriore e lui cade, non c'è più nulla da fare. Qua torna in box, replay in cui si confronta, è dolorante, anche dolorante, ci credo, ha tirato una gran botta Marquez. Una gran botta, speriamo che non abbia conseguenze negative, questo è che lui possa affrontare tranquillamente la gara di domani, sicuramente la salute e prima di tutto. Intanto Quartararo rientra ai box, che capolavoro, ancora una volta si è imposto Quartararo, il predestinato, il grazie mille per la visione, ci tengo a precisare che questi video sono commentati interamente da me, ovvero Luca Tealdi. Se vi possono piacere, mi raccomando, fatemelo capire, un bel like, iscrivetevi e ci si vede a presto, ciao ciao.